Oggi 30 dicembre 2008, siamo sul colle Ogliastro, sul canale di Reggio Calabria Capo Peloro. Questa è la città di Messina alle ultime luci, alle prime luci del vespro. Alle ultime luci del giorno e alle prime luci artificiali della sera. Davanti a noi il viale Giuseppe Garibaldi tutto illuminato che finisce qua sotto di noi in piazza Castronovo. La città è tutta qua ai nostri piedi, questa collina si trova quasi in mezzo alla città sul lato nord. Ecco, di fronte a noi possiamo vedere tutta la superficie della città ai piedi delle colline. E proprio di fronte a noi lo stretto e il canale di Reggio Calabria. Possiamo notare qua di fronte a noi un radar in piena azione, piazzato su un piccolo edificio che serve per controllare il traffico in prospetto di Messina. Di solito i radar sono vietati dentro il porto, qui invece ne abbiamo uno in piena attività proprio a pochi metri dagli edifici, dalle case sopra la città. In questo momento abbiamo di fronte a noi la falce, la parte terminale del porto, con la lanterna del Montorso, lì con le prime luci del tramonto. In questo momento sta uscendo un traghetto dal porto. Eccolo. Mentre dalle chiese suona l'Ave Maria. La lanterna del Montorso lì era alta 70 metri, adesso è un po' più bassa. Comunque si nota la luce del faro nel punto più esterno della falce del porto di Messina. La visibilità è ottima perché c'è un freddo non usuale. La città di Messina, anche se siamo a dicembre. Questa che abbiamo davanti è proprio il forte del Salvatore, la punta estrema della falce del porto con la stele. Alle nostre spalle i colli che circondano la città, colline che circondano la città. Di fronte a noi, là in fondo, il punto più stretto del canale. Di fronte a noi, Reggio Calabria.